Gentile Alessandro Pansa, capo della Polizia e della Pubblica Sicurezza, anzitutto le voglio dare il benvenuto su internet. Inoltre le voglio confermare che sottoscrivo e concordo al 100% con Anonymous, con la sola eccezione per l'anonimato. Quindi le dico subito il mio nome, mi chiamo Luca Benatti e, benché sono sicuro che l'avranno già mandata a fanculo in tanti, ci tengo a farlo personalmente e dirle apertamente in pubblico che lei è un pezzo di merda, un imbecille, ma soprattutto falso e codardo, un verme privo di qualsiasi percezione morale. Gentile Alessandro Pansa, capo della Polizia e della Sicurezza Pubblica, voglio essere chiaro, lei è talmente codardo che non ce l'ha il coraggio di portare questo video in tribunale. Lei è talmente mafioso che non ce l'ha il coraggio di riportare in tribunale le denunce di corruzione e concussione che i procuratori della Repubblica archiviano nei cessi delle procure. Grandissimo sbirro capo, codardo e senza dignità, cosa dice? Ci andiamo in tribunale a spiegare perché i procuratori della Repubblica Italiana buttano nei cessi delle procure le denunce spedite dalla Comunità Europea, le denunce di falso e di corruzione a carico dei suoi colleghi, mafiosi e falsari della pubblica amministrazione pubblica. Grandissimo sbirro capo di merda, lei è un quacquaracqua, quindi le mando un caloroso vaffanculo. Cordiali saluti, Luca Benatti. Ragazzi, giusto per essere sicuri di capire fino in fondo questo video, fatelo girare e vedrete che non ce l'hanno il coraggio di portarlo in tribunale. Questi mafiosi e falsari di Stato sono in grado di trovare il culo falso della Boldrini, ma le denunce vere a loro carico, quelle, non le trovano mica, è chiaro? E intanto che ci siete, se volete approfondire l'argomento, fatevi un giro su Italia Moderna, YouTube.